quando entro in udienza, se prendo un foglio, il movimento è questo se devo parlare. Non riesco a sostenere il mio registro basso perché inevitabilmente la mia voce è portata a sbalzi, la voce di testa, voce di petto, voce soprattutto voce di gola. Quando sono in udienza e ho dei movimenti che non riesco a controllare, tipo il piede che fa così sotto il tavolo. Molto spesso sudo. Queste sono le domande, le osservazioni che sistematicamente mi pongono tanti vostri colleghi nei corsi che tengo un po' in tutta Italia, da Bolzano alla Sicilia. Non ci sono regole ferree, ferme per sistemare questa cosa. Queste sono le domande che spessissimo mi vengono rivolte. Da premettere, cari amici avvocati, non ho nulla, ma proprio nulla da insegnarvi. Per quello che riguarda la procedura penale, voi siete maestri. Io la procedura penale l'ho studiata con un altro codice. Annibale attraversava le Alpi, quindi era un'altra storia. Però al di là di tutto questo, quello che a me interessa e quello che sto cercando di portare avanti ormai da 19 anni, esattamente da lontano 2001, infatti il nostro incontro fu del 2003-2004, io avevo appena iniziato a insegnare al Dipartimento di Giurisprudenza a Ferrara, quando facemmo questa lezione improvvisata 20 minuti prima davanti a un prosecco veneto, anzi veneziano, perché sennò si incazzano. E che cosa viene fuori, cari amici avvocati? Viene fuori un concetto. Non esiste la regola di qui o qua. Non esiste la regola se faccio così ottengo questo, se faccio così ottengo questo. Dici quello che dobbiamo fare, noi lo facciamo, così non abbiamo più quella sintomatologia di cui parlavo prima. È un'idea sbagliata. Fortunatamente da tanti anni a questa parte ormai non mi chiamano più per dire la solita cosa, le varie camere penali fortunatamente non lo fanno più, organizziamo la simulazione di un processo per noi, è una stupidaggine che non sta né in cielo né in terra, perché se noi facciamo una simulazione partiamo già portandoci nella simulazione tutta una serie di errori che invece vanno curati a monte. La simulazione si può fare, l'abbiamo anche fatta a volte, ma quando c'è stato un percorso didattico, un discorso didattico emotivo, che ci ha portato a risolvere quantomeno le piccole, grandi problematiche nelle quali ci imbattiamo ogni qualvolta entriamo in un'aula. Ma non dico soltanto ogni qualvolta voi entrate in un'aula, ma addirittura io allargo lo spettro di azione della vostra comunicazione anche a se voi parlate, state facendo una lezione nell'ambito universitario. Quante volte passando attraverso le aule del Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara riconoscevo dei docenti fantastici che dal punto di vista comunicazionale erano zero, e quante volte ascoltavo qualcuno molto meno preparato che dal punto di vista comunicazionale invece sapeva esprimere molto meglio e magari faceva più bella figura di chi era preparato. La noia regnava sovrana, la monocordia vocale era il mostro contro il quale dovevamo combattere. Perché? Perché nessuno ce l'ha detto come fare. Sotto questo punto di vista devo dire che l'Università di Ferrara fu a quei tempi una cosa pionieristica. Un attore di teatro, direttore di una scuola di formazione professionale a Bologna,
che casualmente laureato in giurisprudenza, che veniva immesso nel mondo del diritto, in particolare del diritto processuale penale, e per spiegare come si fa. Voi avvocati, soprattutto quelli anche di una certa età, ne riconosco uno qui, il professor Gulotta, che dicono, a me non me l'ha insegnato nessuno, io sono andato lì, ho cominciato a fare e speriamo la Madonna Santissima che mi vada bene, mentre dietro c'è una scientificità. Quindi si possono raggiungere determinati risultati? Sì, si possono, ma c'è bisogno di un percorso, e di un percorso che ormai io ho codificato un po' nel corso degli anni, un percorso che affonda le sue radici in un metodo, il metodo è Stanislavski-Strasberg, ovvero il modello Actor Studio. Parte dei miei studi ormai tanti anni fa, esattamente 42 anni fa, io faccio questo mestiere da 43 anni, e era quello che ho imparato frequentando gli stage dell'Actor Studio. Vi cito un episodio che ve la dice lunga. Io ero un giovanissimo attore, facevo teatro da un anno, e prendo il mio e me ne vado lì a studiare per 2 mesi il modello Actor Studio, il modello Stanislavski-Strasberg, ne parleremo fra un attimo. E mi ritrovo in una situazione particolarissima. Dopo 2 mesi di full immersion, dalla mattina alla sera, arriva il nostro coach, e ero a Boston, Massachusetts, e c'erano gli insegnanti dell'Actor Studio che giravano le varie capitali americane, e mi dicono, è un aneddoto tremendamente vero, perché all'inizio mi spiazzò, poi ho capito l'importanza di quello che mi diceva a suo tempo il mio coach, quando prese tutta la classe e disse: bene, oggi andiamo in questo grande albergo, mi pare che fosse uno Sheraton o qualcosa del genere, e andiamo a sentire la conferenza di questo signore che è un amministratore delegato di questa grossa azienda. Che ce ne frega a noi? Dico, io faccio l'attore, non me ne frega di andare lì, puzza sotto il naso, stupidità giovanile. A un certo punto arrivo lì e chi mi trovo? Mi ritrovo una hall enorme, grandissima, potevano esserci dentro 300-400 persone. C'era un mega screen, di quei primi mega screen, sto parlando del 1978, pensate un po' che roba, di quei mega screen che si formavano tutti a quadrati, che non c'era ancora tutta l'immagine completa, c'era una musica soffusa in tutta quanta la platea, e c'erano delle luci abbastanza ovattate, non c'erano neon e tutto il resto. Io entro qui dentro e dico: ma che è sta cosa? Mi guardavo intorno anche con i miei compagni di studi teatrali, e a un certo punto arriva l'amministratore delegato di questa azienda che vendeva brushes, spazzole. La mia stupidità mi spingeva ancora a dire: ma che me ne frega delle spazzole? Questo signore va e parla qui davanti a una, sale su una tribuna, si accende una luce su di lui, lasciando in penombra tutti gli altri, la musica è rimasta sempre come sottofondo, e a un certo punto questo comincia a parlare di spazzole. Le cose che mi balzarono immediatamente all'occhio furono queste. Lui era un bell'uomo, aveva 45-50 anni, elegante ma non stucchevole, leggerissimamente abbronzato e con una voce meravigliosa. La voce più profonda, più bassa, parlava di spazzole. Sul megascreen si aprivano dettagli di queste spazzole. La telecamera entrava nella setola, andava a far vedere il dettaglio di quest'altra spazzola. La gente era impazzita. Io dopo mezz'ora avrei voluto comprare tutte le spazzole del mondo, e non me ne fregava assolutamente niente. Che cosa era scattato? Che meccanismo aveva messo in atto questo signore?
aveva messo in atto tutta una serie di meccanismi che giocavano la loro dinamica didattica su due, tre, quattro cose che funzionavano alla perfezione. Quindi un aspetto rassicurante, una voce meravigliosa, una comunicazione non verbale appena accennata, quasi, anzi sicuramente cinematografica, che poi ho riscontrato in taluni film di Robert De Niro, questo è un altro paio di maniche, e accanto a tutto questo una scansione del tempo-ritmo veramente mirabile. Non c'è stato un momento delle due ore di questo dibattito sulle spazzole, c'erano tutti i salesman, c'erano tutti i venditori, che durante queste due ore in cui io abbia perso un attimo di... Sì, perdevo delle parole perché ogni tanto parlava un inglese molto fluently, io non ce la facevo, ma era solo quello. Per il resto me la sono goduta alla grande. Lì ci fu una lampadina che si accese. Quella lampadina che poi ho riportato da 19 anni a questa parte all'interno del corso di comunicazione della persuasione con l'Università di Ferrara e girando un po' tutte le varie camere penali. In poche parole, cari amici avvocati, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a questo. Nella vostra professione, come nella mia professione, sto parlando di quella attoriale, noi mettiamo in atto praticamente le stesse cose che ci servono per portare avanti la nostra professione. Voi avvocati, soprattutto i penalisti, ma anche i civilisti, perché anche sta cosa che i civilisti, no, i civilisti attuano un meccanismo di microcomunicazione, si trovano a parlare con un tavolo a una distanza di 70-80 centimetri, è come se fossero sotto una lente di ingrandimento, e quindi anche lì c'è un meccanismo, un metodo da mettere in atto. Allora la voce, fondamentale, l'utilizzo della voce, la voce che deve andare secondo un certo tempo, ritmo. C'è un capitolo di Stanislavski che si intitola proprio nel lavoro dell'attore su se stesso, il tempo ritmo. Il tempo ritmo è quella cosa che ci evita la monocordia, che ci evita la palla mostruosa del non seguire più perché è tutto uguale. Lavorano sul corpo gli avvocati. Io dovunque vada faccio anche con gli amici avvocati che trovo un po' da tutte le parti, faccio una simulazione con la toga. È qualcosa di impressionante come viene male usata la toga all'interno del processo. Molti di voi non la sanno usare e quindi usandola male comunicano un qualche cosa di sbagliato. Allora che cosa succede? Succede che, non so, in Inghilterra addirittura usano anche, come gli attori usano anche in High Court, usano la parrucca. Quindi la toga è un costume che noi dobbiamo sapere utilizzare. La parrucca è un orpello che a loro in Inghilterra serve per dare ancora un senso di distanza da quello che si è nella vita privata, perché in quel momento tu sei un esponente della legge. Ancora l'utilizzo delle mani, e sto parlando del non verbale, e allora bisogna incominciare a stare molto attenti a come noi siamo visti dagli altri, da come siamo ascoltati dagli altri. Allora, cominciamo subito col dire che da un punto di vista comunicazionale ci sono quattro regole fondamentali alle quali noi ci dobbiamo in un qualche modo adeguare. E qui quattro stadi praticamente che dobbiamo affrontare in un modo o nell'altro. E cerchiamo di andarvi a toccare. Diciamo subito che le due grandi macro aree nelle quali noi ci muoviamo sono appunto la comunicazione verbale e la
comunicazione non verbale. Diciamo anche una cosa che alcuni con la comunicazione verbale la chiamano anche comunicazione corporale, ma a me non piace questa cosa perché mi sa tanto di mal di stomaco. Diciamo subito come si dipana la comunicazione verbale. Però attenzione, io qui faccio una distinzione, mi trovo alla presenza del professor di Guglielmo, che è uno psicologo, c'è anche una psicologa qui presente, e credo che ce ne siano anche degli altri, forse, sì. O no? No, siete in estinzione. Tutti quelli che vedete in segreteria sono tutti tirocinanti, psicologi o psicologi. Ah. Anche Federico che ha la macchina. Ah, magnifico, perfetto. Anche lui è il Tiziano che è dietro. È perfetto. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire una cosa, che vedrete che c'è una differenza fra quello che gli psicologi intendono una cosa e io ne intendo un'altra. Non voglio creare diatribe o qualcosa del genere, no, assolutamente, ognuno si tiene la propria strada. Dico semplicemente che questo è il frutto non solo di studio, ma di costante, continua esperienza. Allora, cominciamo subito a capire di che cosa parliamo quando parliamo di comunicazione verbale. Perché dobbiamo quantomeno intenderci su questa cosa qui. Che cos'è la comunicazione verbale? Chi sa sente di darmi? Prego. Possiamo darci del tu tutti? Grazie. Dimmi, come ti chiami? Alessandra. Non ho molta voce. È un proposito di comunicazione verbale, non ho molta voce. È quella che avviene attraverso l'uso della parola. Sì, questo è quello che normalmente si dice, comunicazione verbale, verbum, parole e tutto il resto. Io sono d'accordo con questa definizione, però includo anche qualcos'altro che non è specificatamente la parola, ma tutto quello che è emissione sonora, quindi anche un fonema, a mio modo di vedere, la vedo da un punto di vista attoriale, anche per me questo rientra nella comunicazione verbale. Pensate al grande Gigi Proietti, che fa una telefonata e non dice una parola, però si capisce tutto quello che lui sta dicendo e soprattutto tutto quello che sta dicendo quello dall'altra parte del telefono, e non dice una parola. Fantastico, solo lui ci riesce. Che cosa c'è dietro questa cosa? C'è una grandissima tecnica, poi qui parleremo attori o avvocati, si nasce o si diventa? Questa è una delle domande che continuano sempre a martellare tutti i corsi, ne parleremo. Comunque, la comunicazione verbale, a mio modo di vedere, è tutto quello che si esprime, oltre che con la parola, anche con l'emissione di un suono. Allora, cominciamo a vedere quanti link ci sono. Comunicazione verbale attraverso che cosa si esplica? Attraverso una esatta, precisa fonetica. Attraverso una buona dizione. Attraverso una buona articolazione. Attraverso una buona emissione. Questi sono i quattro punti fondamentali dai quali dobbiamo partire, e qui dobbiamo capirla sta cosa. Che differenza. Io vedo anche purtroppo molti professori di italiano. Basta andare sulla Treccani, basta informarsi. Che cos'è la fonetica? Articolazione. Che cos'è la fonetica? Il suono. L'esatto suono? No! Ho capito che ci sei arrivato. L'esatto suono delle vocali e delle consonanti. Stop! L'esatto suono delle vocali e delle consonanti. Quindi, a seconda della regione nella quale ci troviamo, ciascuno può utilizzare un suono o un altro suono. Ma perché cavolo io insisto sulla faccenda che tutti quanti gli avvocati, tutti, da nord a sud, imparino a parlare la lingua italiana,
Per quale motivo? C'è un motivo. Voi sapete, beh, oggi con internet si arriva dappertutto, sapete da dove vengo io? Io parlo il dialetto di Bari meglio del peggior scaricatore di porto di Bari. Cioè, non riuscite neanche a... E ne ho approfittato, 4 anni fa Ricky Tognazzi mi ha chiamato per fare una bellissima fiction, mi ha dato un ruolo bellissimo, ed era Pietro Mennea alla Freccia del Sud, con Michele Riondino, fantastico, che ha interpretato bene. Io ero il primo scopritore di Mennea, il primo allenatore. Mennea è nato in Puglia, a Barletta, e quindi voleva lo slang barlettano. E tranquillamente sono andato e ho fatto lo slang. Bisogna imparare a essere bilingue. Facci un momento, un piccolo esempio. Ci va a chi andare dopo? Lascio fare lezione. Stattoci, fammi parlare a me. Ecco, questo è un concetto per intenderci. Ma perché dovete imparare l'italiano? Perché bisogna imparare a essere bilingue? Perché siamo pieni, cari amici avvocati, di prevenzioni nei confronti di tutti. Voi sapete che cosa succede a un avvocato veneziano che va a difendere una causa in Sicilia? Qual è la prevenzione? Io sto dicendo una cosa molto brutta, me penso di rendermi anche odioso, ma non me ne frega niente, sono qua per darvi degli spunti di riflessione. Che cosa succede? Immediatamente andate in Sicilia parlando con accento veneziano, i contenuti purtroppo davanti a un certo magistrato passano in secondo piano. Purtroppo. La prima cosa che arriva è questo e se due parli e sempre questa cosa che parla così, immediatamente scatta il pregiudizio. Il siciliano che va a Venezia, allora signor giudice, volevo dire una cosa molto importante, questo è mafioso, sicuramente. Così come, allora signor giudice, volevo dire una cosa molto importante, e questo è un marione, tutti si guardano le mani, qualcosa sta sparendo dalle tasche. Per cui che cosa c'è dietro tutto? Siamo pieni, pieni di pregiudizi. Siccome non vi consiglio di fare una battaglia contro i mulini a vento e quindi di combattere i pregiudizi, è molto più facile imparare l'italiano, che sono soltanto 8 pagine di fonetica, porca miseria, a meno che uno non sia proprio decoccio, e la cosa si impara. Il problema, cari amici avvocati, è un fatto squisitamente psicologico, emotivo. Gente che ci ha sentito parlare fino al giorno prima in una determinata maniera, che all'improvviso ci sente parlare in un'altra maniera. E ti guardano strano. Ti guardano strano, ma come stai? È successo qualcosa? Ho perso qualche cosa nella tua vita? No, sto semplicemente sforzandomi di parlare un buon italiano. Io me lo ricordo sempre, il mio caro, l'episodio che cito spesso, mio caro fratello, che vive giù in Puglia, lì in quel di Cisternino, nella provincia di Brescia, paesino meraviglioso. Io cominciavo a fare le prime cose di teatro, quindi andavo in accademia a studiare l'italiano e mi sforzavo di non dire la cosa, ma di dire la cosa, perché la cosa è un'altra cosa. E allora che succede? Succede che immediatamente dall'altra parte mio fratello più grande, farmacista, lui la persona seria della famiglia, mica fa l'attore, e allora che fa? Ma Emanuele, fratello maggiore, ma chi frequenta? Questo era il messaggio che arrivava da Cisternino a Bologna, perché io non stavo, perché avevo la mia insegnante, la signora Ghilca Matteuzzi dell'Accademia Antoniana, che Emanuele, mi raccomando, devi prendere, io facevo tutte queste cose qua, perché la benedico la mia cara docente di tanti anni fa, ma è fondamentale. Ma questo vale dappertutto? No. Io il consiglio che do è: imparate l'italiano, tenetevi di scorta
il vostro slang regionale nella ipotesi in cui voi state esercitando in quel momento la vostra attività nel luogo che coincide con la lingua che parlate. Perché se voi siete a Milano e fate sentire un italiano perfetto, sì, è sempre meglio che far sentire un siciliano o un qualcos'altro, però forse, e uso il forse perché non ho la verità su una cosa del genere, forse se il processo viene celebrato nella stessa zona in cui voi esercitate con la vostra lingua, forse non è neanche il caso di parlare un italiano perfetto, perché si va anche in questo caso incontro a delle prevenzioni. Quindi foneticamente noi dobbiamo renderci conto che abbiamo in italiano non 5 ma 7 vocali: A, E, E, I, O, O, U. Quindi la E e la O vanno pronunciate aperti o chiuse a seconda che l'accento sia grave o sia acuto. Non voglio dilungarmi su dissertazioni di carattere tecnico, andate sul vocabolario e vedrete che un accento acuto corrisponde a una vocale stretta, un accento grave corrisponde a una vocale aperta. Tutto qui, i dizionari lo portano. Anzi, aggiungo, specificando che non ho nessuna royalty sulla cosa, ma quello che fa fede è un libro edito dalle edizioni Rai, che è il DOP, dizionario di ortografia e pronuncia, che è un po' anche la Bibbia per i doppiatori. Quindi per parlare un buon italiano. Perfetto, la fonetica. La fonetica con tutto quello che ne deriva, le cadenze dialettali. Ci sono tutta una serie di esercizi che in una scuola di teatro sono pane quotidiano, ma che per gli avvocati non è così. E quindi ecco la ragione del successo di questi miei corsi, che la destra manca, perché ci si sta finalmente rendendo conto della importanza del bilinguismo. Quindi italiano e dialetto, non l'italiano con la cadenza dialettale. E ci sono degli esercizi che servono ad eliminare la cadenza. Ma la dizione, qui casca l'asino. Io qui mi rendo conto che i professori di italiano accomunano fonetica e dizione insieme, come se fosse un purpurri. No, non è la stessa cosa. Che cos'è la dizione? So che tu hai tenuto una bellissima lezione poco fa sulla storia anche, e quindi sull'ars della retorica, usato in termine aulico, retorica, perché in italiano ormai retorico è qualcosa di sbagliato, di ampolloso. No, la retorica è un'altra cosa. E allora che cos'è la dizione? Attiene proprio all'ars dicendi, alla retorica, attiene a Demostene, attiene a Cicerone, attiene ai grandi retori del passato. In poche parole, ve la dico proprio, poi facciamo una definizione un po' più colta: è il giusto tempo ritmo, è l'allontanamento della monocordia. Allora, che vuol dire questo? Che cos'è la dizione? È l'esatta scansione del tempo ritmo. Qual è il meccanismo che ci hanno messo in testa a noi attori sin da quando eravamo alle primissime armi? Saper creare interesse. Questa è la parola ormai. Interesse. Questa è la parola necessaria per evitare che il magistrato di turno faccia quella bruttissima cosa che è questa, che è un gesto volgare. Io lo vedo come una cosa proprio di volgare. Non so se te lo ricordi, c'è un caro vecchio amico avvocato di Bologna, che ora purtroppo non c'è più, l'avvocato Melchionda, Achille Melchionda, il figlio oggi è titolare della cattedra di diritto penale nell'alma mater. E lui andava in Cassazione, però se lo poteva permettere, capelli bianchi, aveva 83, 84, 85 anni, arrivava in Cassazione e diceva: signori giudici, non sarò breve. Tutti si rassegnavano e lui si poteva permettere di usare il proprio tempo ritmo. Ma quando non si ha un nome così importante, allora bisogna cercare di conquistare, affascinare,
chi sta dall'altra parte. Il tempo ritmo, la vostra capacità deve declinarsi su che cosa? Su una cosa molto più precisa, attraverso una diminuzione. Diamo una definizione allora della dizione, una definizione un po' più corposa. Se volete scrivetela. La dizione è l'esatta corrispondenza fra significante e significato. Il significante è la parte grammaticale, il significato è il contenuto di quella parte grammaticale. E guarda caso, a seconda di dove noi mettiamo una pausa, noi cambiamo il significato di parole che grammaticalmente sono state scritte in quella determinata maniera. La dizione è appunto questo, l'esatta corrispondenza fra significante e significato. Il significante qual è? Io ti amo, io no. La parte grammaticale. Il contenuto, il significato, cambia a seconda di dove noi mettiamo una pausa. Allora, nulla vieta, cari amici avvocati, che voi, nell'esposizione in aula, a seconda di quello che è lo stile di ciascuno di voi, perché qualcuno non scrive nulla, qualcuno si scrive, qualche avvocato si scrive soltanto la griglia di quello che deve dire e poi va a braccio, ma sono quelli più esperti, sono quelli più che nascono quasi con questa cosa del senso del tempo ritmo già dentro. Però io consiglio vivamente di fare quella che tecnicamente molti attori chiamano mappatura del testo. Che cos'è una mappatura del testo? È segnarsi su quello che noi dobbiamo dire esattamente la giusta scansione ritmica delle pause, dei silenzi, degli scanditi e farli diventare un qualche cosa che ci appartiene. Questo nel momento in cui non ci sentiamo totalmente sicuri di... ormai molti avvocati dei capelli bianchi, quelli che sanno fare il loro mestiere, hanno soltanto una griglia e poi vanno completamente a braccio, e quindi il tempo ritmo già lo hanno introiettato già dentro di sé. E questa è la dizione. Ma che cos'è l'articolazione? Ecco, anche qui io ho avuto modo di avere anche un grande privilegio, lo citavo prima, non so se posso permettermi di dirlo, avvocato Gullotta, che questa esperienza che ho avuto il 7 novembre dell'anno scorso, no? Quando sono stato invitato alla scuola di Scandicci del Consiglio Superiore della Magistratura. La cosa piuttosto che mi hanno detto: dottor Montagna, lei è abituato a frequentare troppo gli avvocati. Questa è stata una delle accuse più infamanti che mi potessero fare. Dico, vado in giro, che ci posso fare? A seguito di una circolare uscita nel luglio dello scorso anno, stanno cercando di darsi una mossa, perché anche il mondo della magistratura probabilmente ha bisogno di una migliore comunicazione, no? E non soltanto in aula, ma anche fuori dall'aula. E perché? Perché bisogna rilanciare, secondo l'ottica del CSM, una nuova immagine della magistratura a contatto col popolo, al servizio del popolo, e che il popolo possa sempre comprendere in ogni momento. E parlava un famoso PM romano, di cui non facciamo il nome. Questo PM romano ha parlato della comunicazione e c'era quello che notavo immediatamente. C'era una grandissima autoreferenzialità, c'era una velocità comunicazionale dal punto di vista verbale che non si poteva permettere, perché aveva una fonetica sballatissima, una dizione approssimativa e soprattutto aveva una articolazione impossibile. Poche parole, se bagnava le parole. E io, quando ho sentito questo parlare, che tutti osannavano e tutto il resto, io ho detto: dottore, con molto rispetto, lei è un genio del diritto, eccetera, eccetera, però parla di merda. Non gli ho proprio detto così, ma gli ho detto che non si parla così, perché se stiamo parlando di comunicazione non ti puoi permettere di avere questa pigrizia che per cui sembra la sindrome da Speedy Gonzales, cioè così. Ed è, se lo vedo nei cartoni animati, mi fa piacere.
ma se lo vedo in bocca a un magistrato che blatera in quel momento per una migliore comunicazione del mondo della magistratura, a me fa cagare una cosa del genere. E quindi la cosa va detta con garbo. E io ho detto, io non ho capito una parola di quello che lei ha detto. Dico, lei deve migliorare questo, come lei deve migliorare? E ho fatto un'analisi fra tutti quelli che avevano parlato prima di me. È successo dire addio, è successo dire addio. Allora, però mi hanno dato 8 alla fine. Sapete che sì, ci sono i voti, a me questa cosa mi... Cioè, come trip advisor, una cosa del genere, cioè, non mi frega a me che quelli mi mettano 8, non mi frega niente. Eppure ci sono le recensioni anche lì, come trip advisor, come booking, una cosa del genere. E allora che succede? Succede che molto spesso noi non siamo abituati a pronunciare fino in fondo le parole. Questo dal punto di vista comunicazionale, nel momento e nell'ottica che noi abbiamo in mente, che è un'ottica persuasiva, ha un'importanza fondamentale. Guai! Io da quanto sto parlando? Da un'oretta? Avete perso una parola? Uso un microfono? No, perché? Perché è il mio mestiere. Faccio il mio mestiere. Allora, se lo faccio io, lo devono fare anche coloro che lavorano in fase processuale, dai magistrati agli avvocati. Ma parlando degli avvocati, di che cosa sto parlando? Di semplicissimi esercizi che fanno gli attori. Magari non tutti quelli che fanno gli attori, che sono, ma il minimo indispensabile per poter fare aio. Non è una pratica sessuale, ma è una cosa per far capire come funziona la lingua. Ed è questa cosa qui, è fondamentale per la preparazione di un avvocato che voglia andare in aula e creare interesse. È questa. Da qui dobbiamo partire. E sto parlando di cose, cari ragazzi, sì, cari ragazzi, sto parlando di una cosa che tutti possono fare, perché... Gli esercizi di articolazione, scusate, a meno che uno non sia proprio decoccio, si fanno. Così come gli esercizi di emissione. Che cos'è l'emissione? L'emissione è l'esatta respirazione per l'uso del diaframma. Questo che oltre che essere un mezzo anticoncezionale è anche un muscolo semivolontario che noi dobbiamo cercare di rendere volontario. Con che cosa? Con l'esercizio. Io faccio questo mestiere da 43 anni e 43 anni fa, anche 40 anni fa, io avevo questa voce qui, avrei potuto cantare in un coro di voci bianche tranquillamente. Poi che è successo? L'esercizio mi dà la possibilità di avere una gamma estensiva cromatica molto migliore rispetto a quello che avevo allora. E da che cosa è dipeso tutto questo? Dall'esercizio quotidiano. Basta dedicare alla voce, e sto ancora parlando del verbale, basta dedicare alla voce un quarto d'ora, 20 minuti al giorno. Si rischiano separazioni coniugali e quant'altro, questo lo so, perché uno degli esercizi che è alla base, proprio alla base, la mattina quando ci svegliamo, sapete, noi abbiamo una voce più bassa, provate a telefonare a casa di qualcuno, a meno che non telefoniate a una maestra di scuola elementare che appena risponde al telefono la mattina è già pronto! È già isterica quando parla al telefono la mattina. No, sentite che la voce è bassa. Il diaframma ha dormito con noi. Noi siamo qui e il diaframma è questo. Noi ci siamo messi a sedere e il diaframma continua a essere, io dico, un po' più dormiglione. Quello è il momento in cui noi siamo in grado di sentire come sta funzionando. E quindi il nostro suono più basso lo espletiamo fissando un punto della parete di fronte e facendo questo semplice esercizio usando una gutturale, la E. Capite? Perché si rischia la separazione. I vicini di casa, questo chi è, cos'è, dovete dare 10.000 spiegazioni, potetele, perché l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere è avere una emissione tale che ci permetta
di parlare in udienza per ore, ore, senza mai perdere la voce. A me è capitato recentissimamente, il 31 di agosto, di fare un mio spettacolo che porto in giro un po' per i borghi medievali, una lettura d'Antis con la musica elettronica dal vivo, ed ero in un borgo medievale lì a Montefiore Conca, un bellissimo paesino nei dintorni di Fra Cattolica, Rimini, e c'è un castello dei Malatesta, e noi abbiamo recitato in versione recital questa. Io tornavo dalle vacanze e stavo con un abbassamento di voce pauroso, esercizio su esercizio, senza sforzare, cioè lo spettacolo è andato a mille. Ma che cosa c'è dietro? Una tecnica, per cui anche quando abbiamo dei cali sappiamo a che cosa fare ricorso per poter andare avanti e portare a termine il nostro lavoro. Quindi che significa? Che se noi cominciamo a lavorare su queste quattro cose fondamentali: fonetica, l'esatto suono delle vocali e delle consonanti, dizione, l'esatta corrispondenza fra significante e significato, articolazione, l'esatto movimento dei circa 42 muscoli facciali del volto, 21 a destra, 21 a sinistra, lo dice Tim Roth in Lie to Me, per cui c'è da crederci. Emissione, l'esatta respirazione per l'uso del diaframma, questi quattro momenti sono la base della comunicazione verbale che tutti, nessuno escluso, può mettere in atto, perché non è una questione artistica, è una questione puramente tecnica. Il nostro bravissimo docente di vocalità nella mia scuola, che insegna vocalità da 25 anni con noi, Michele Cosentini, dice: io sono esattamente un chirurgo, non ho bisogno di sentimenti di questo, di questo, di quest'altro, io devo entrare sulla voce e tagliare come se stessi affettando una cistifende o qualcosa del genere, più o meno. Quindi tutti possono arrivare. Come? E qui si apre uno scenario: frequentate dei corsi di teatro, frequentate dei laboratori, fate quello che potete, perché sono gli unici professionisti, non sono gli avvocati quelli che vi insegnano queste cose, neanche quelli più famosi. Perché? Perché è una cosa veramente tecnica. I maestri vi insegnano dell'altro, vi insegnano a volare. Io qui con questa cosa qua vi sto insegnando semplicemente, vi sto consigliando di cominciare a fare qualche passetto, timido passetto, tutto qui. E questa è la comunicazione verbale. Prima di andare avanti, ci sono delle osservazioni? Guardate, l'ho premesso in anticipo, non voglio, lungi da me l'idea di insegnare qualcosa. Io lo dico molto umilmente, voi siete maestri nella vostra professione, non mi sognerei neanche di entrare nella vostra professione. Quello che vi sto dicendo è il frutto di anni di adesione della mia professione, quella artistica, alla vostra professione. E soprattutto una cosa che mi sta molto piacendo in questi 19 anni: il grande contributo che mi date voi avvocati, perché quando poi mi scrivete, mi dice questo, ho fatto questo, ho ottenuto questo, ho fatto questo, ma questo non è andato così, colà, le domande che mi vengono poste fanno crescere anche me. Infatti io dico sempre: cosa mi insegnate oggi? Perché proprio questa è la cosa, e voi siete quelli che mi date la sfaccettatura della professione fatta in trincea, lì, in un'aula con un microfono del cacchio che funziona malissimo e con magari lavorando al freddo, magari perché non c'è il condizionatore, quindi in Sicilia non si rompe un condizionatore, si suda e non si rende più quello che si dovrebbe rendere, e mi spiegate tutte le problematiche alle quali cerco di dare una risposta mediandola attraverso le conoscenze artistico-tecniche. Queste sono risposte tecniche. Poi c'è tutta una serie di risposte emotive, e parto proprio dalla comunicazione non verbale. Università di Palo Alto, California, dicono che studi portati avanti da tecnici della comunicazione live e psicologi e quant'altro, dicono che, cito una percentuale, il 65% della comunicazione
a tutti i livelli, è non verbale. Quindi non sto parlando della verbale, la verbale è un 35%. La non verbale, il nostro corpo parla ancora prima della parola verbum, del suono. È vero? Sì, io devo dire che effettivamente è proprio così. Molto spesso entriamo nella situazione che dobbiamo in un qualche modo gestire e le nostre reazioni sono incontrollate. Se vi può essere di conforto, sappiate che, lo dico ora perché sono 43 anni quest'anno che faccio il suo mestiere, hai paura prima di entrare in scena? Dopo 43 anni? Sì. Non credete a tutti quelli un po', uso un termine caro a Federico Fellini, sboroni, che dicono no, io figurati, no, io ormai vado in aula, avete paura? Sì, non vi vergognate a dirlo. Che cosa succede? Ansia. Ansia da che? Da prestazione. Perché? Perché si ha paura di cosa? Del giudizio. Che per quanto riguarda gli attori è giudizio del pubblico, dei critici non gliene frega più niente a nessuno, per fortuna. Ma del pubblico presente in sala sì. E quindi abbiamo imparato la cosa a memoria, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, le prove per 40 giorni per portare quello spettacolo in scena. Io non potrò mai dimenticarmi la volta che ho portato in scena Falcone e Borsellino, e io ero Giovanni Falcone, che ho dovuto recitare con accento palmetano. Un mio allievo di Palermo si è preso la rivincita, abbiamo impiegato 2 anni per insegnargli a parlare l'italiano, poi lui è venuto a noi a insegnare il palermitano, è stata una cosa fantastica. E avete paura? Sì, io entravo e sentivo la grande responsabilità di dover interpretare Giovanni Falcone. E che si può fare? È molto semplicistica la cosa che vi dico. È semplicistica, e perdonate il semplicismo della mia affermazione. Come sempre dico, non esiste il manuale delle giovani marmotte, qui, qua, qua. Sono problemi di carattere emotivo? Sì, fortissime, sì. Che si fa? Fate teatro. Fate teatro. Perché sta sempre più prendendo piede il fatto che... Perché mi sono chiamato dal... Come si chiama? INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Mi hanno chiamato 2 volte, una volta a Trieste. Sono dei geni, geni. Questi parlano delle comete, cioè roba da geni. Metteteli davanti a un microfono. Sembrano dei cretini. Devono spiegare un qualche cosa, sembrano dei cretini. E allora chiamano il professionista, che viene non dal loro mondo, perché tanto è che io dico, ma che cacchio vogliono quelli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare? E il direttore mi disse, Montagna, facciamo delle figure di merda di dove andiamo, perché facciamo delle conferenze, dei dibattiti, delle cose, li mettiamo davanti a un microfono. Una delle cose più negative che fanno è questa, per esempio. Ecco, io qui ho un microfono. L'errore che fanno in tanti, lo fanno anche gli avvocati, soltanto che gli avvocati lo fanno in piedi, mentre questi lo fanno da seduti. Però la cosa è questa. Volevo dire a tutti quanti voi avvocati una cosa molto importante. Abbiamo l'assistente del professor Lotta di là, e la cosa molto importante è questo? È questo? Allora, questa è una cosa tecnica. Sappiamo che c'è un'angolatura di 45 gradi e che noi possiamo muovere la nostra testa da qua a qua. Se ci dobbiamo voltare da quella parte, non possiamo escludere, dobbiamo metterci così e continuare a parlare. Muoviamo il corpo. Sapete chi ha utilizzato moltissimo la tecnica del come creare interesse? E io non parlo di politica, perché non me ne frega assolutamente niente. Però parlo dei politici. Vado un po' più indietro a quello che è morto ad Hammamet, a Bettino. Bettino, se voi fate una differenza tra le prime interviste e quelle successive, Bettino è andato a scuola da un attore, che è un collega, che io conosco, è un famoso doppiatore.
che gli ha spiegato che cosa sono i primi piani a teatro. No, i primi piani non ci sono soltanto al cinema, ma ci sono anche a teatro. Quindi dal vivo, live. Volevo dire agli italiani una cosa molto, molto importante. Noi socialisti abbiamo la possibilità di risolvere. Cioè, che cosa? Sto scherzando. Che cosa succede? Lui si prendeva dei tempi durante i quali, non parlando, muoveva il corpo. Usava il top della comunicazione, usando la comunicazione non verbale e la comunicazione verbale insieme. Così otteniamo il massimo della comunicazione. Lui si fermava, guardava da un lato e non sapremo mai che cacchio guardasse lì, perché non c'è nessuno lì. Però faceva capire che traeva ispirazione da quella cosa lì e andava avanti. E se per caso qualcuno osava interromperlo, lui non calcolava pari. Scusi, presidente, ed è per questo che se ne poteva, aveva un suo loop da mettere in atto. Che succedeva? Succedeva una cosa di questo genere, un sapiente uso della vocalità con delle pause che giustificavano quello che doveva dire. Non volava una mosca. Sono tutte cose che vanno studiate. Niente di meglio che allora entrare in un gruppo di teatro, in un gruppo che faccia didattica teatrale, o meglio, se sarebbe ideale, sarebbe veramente, perché ci sono due o tre realtà in Italia che è piena di ciarlatani, però ci sono due o tre realtà che sanno coniugare bene questo aspetto professionale con l'aspetto artistico, diciamo così. Quindi ti insegniamo a lasciarti andare. Uno degli esercizi che terrorizza tutti quanti gli avvocati è il pozzo. Il pozzo, se voi andate su internet, vedete che cos'è il pozzo, ed è un esercizio, come si vince, mi sudano le mani, e che te devo fare? Portati uno Scottex e asciugati le mani. Mi trema il piede, e mettilo per terra ben piantato, mettici una mano sopra e il piede, cerchiamo di non muoverlo, ma non è così che risolviamo. Quella è una pezza a colori per risolvere lì per pochi secondi la problematica che stiamo affrontando. No, il problema è un altro. Io vi creo delle situazioni nelle quali voi vi sentite di merda. Proprio fate delle figure barbine davanti a tutti, perché il meccanismo che noi mettiamo in atto è un po' tosto, un po' cruento, è appunto questo. Prendo una sedia. L'abbiamo fatto anche recentissimamente con le due camere penali di Treviso e di La Spezia. Avvocati che avevo conosciuto il giorno prima, praticamente. Metto una sedia. Bene. Spengo tutto, accendo un riflettore. Già questo, uno vuole scomparire. Ma se voi ci pensate un attimo, che cosa vi succede quando voi siete in ambito processuale, vi dovete alzare e parlare? Non si accende forse un riflettore su di voi? Non lo vediamo, ma c'è. E quel riflettore ci fa venire dolori da tutte le parti. Io suggerisco, infatti, per gli attori c'è il vecchio Imodium, che l'Imodium è quella pillola che ti mette a posto lo stomaco. Ma a parte queste avventure farmacologiche, c'è un'altra cosa da fare, cioè creare artificialmente quello che si crea poi nella realtà lì. Anzi, crearne ancora di più, in modo tale da essere in grado in un secondo momento di gestire quella cosa. Ragazzi, torno sull'argomento. Si ha paura? Sì. Si ha paura del giudizio? Sì, certamente. Allora, se si ha paura di tutto questo, che cosa possiamo fare per evitare tutto questo? La paura ci deve essere. Scordatevi l'idea: ah no, io ormai non ho più paura di niente. È una stupidaggine che non sta né in cielo né in terra. La paura è fondamentale. Meno male che c'è la paura, ma
dobbiamo imparare attraverso tutta una serie di esercizi a canalizzarla. La paura di per sé, che è una cosa negativa, diventa una cosa positiva se la comprendiamo da un punto di vista energetico. La paura crea energia. Se voi andate lì, faccio quello che voglio, sbagliate. La paura è necessaria. Vedete, la paura è necessaria. Dobbiamo imparare a incanalarla. Quindi, riflettore, persona che si siede qui, domande. Domande. Roma, ricordatemi sempre quello che diceva Steve Jobs. Lui diceva una cosa fantastica. Quando iniziate un discorso, vi ricordate da che cosa sono partito? Paura, le mani che sudano, le gomme? Sono partito da una aneddotica. Steve Jobs dice appunto questo. Se volete prendere l'attenzione, e questo vale anche in tribunale, partite da un aneddoto, breve, ma colpisce sempre. E chi ci ascolta immediatamente ricorda la parte iniziale e la parte finale di tutto quanto quello che noi vogliamo dire. Steve Jobs diceva appunto questa cosa qui, partiamo dall'aneddoto. Io sto partendo da un aneddoto. Quale? Roma, 3-4 anni fa. Unione Camere Penali Italiane. Mi ritrovo, ho 90 avvocati che provenivano da ogni parte d'Italia, dell'Aula Magna dell'Unione, dell'UCP, lì vicino a Castel Sant'Anna, bellissima peraltro. A un certo punto che succede? Succede che io faccio questa cosa qua, stavo facendo lezione dalla mattina, avevamo 2 giorni di ore e ore e ore di lezione, accendo il riflettore e dico, bene, vogliamo un esempio? Vogliamo partire da qualcosa? Chi se la sente? Chiaramente tutti quelli che non se la sentono, che fanno? Si mettono nel bavero e sono quelli che vengono immediatamente sgamati, perché niente di peggio che nascondersi dietro un bavero o abbassare la testa per essere scoperti. Allora che succede? Io dico, ragazzi, per favore, dico, fatemi, aiutatemi, ho bisogno di qualcuno che si sottoponga a questa cosa. Non conoscevo nessuno, 80 avvocati, 90 avvocati. Si alza una mano, dice, Emanuele, posso venire io? Una giovane avvocatessa, avrà avuto 34-35 anni. Comprendi? Accomodati. Va lì, ha l'applauso di 80 persone, si siede qui, faro. La prima cosa che fa è questa. No, dico, evita di coprire, devi essere, cioè, ti devi sentire nella merda. Lee Strasberg ha detto, l'ha chiamato il pozzo, perché è un pozzo di luce. Tu non vedi più niente, e questo potrebbe anche essere un vantaggio, ma ti senti osservata da tutti come se tutti su di te avessero una sorta di lente di ingrandimento. Si siede, incomincia a fare questo movimento con le gambe. Accavalla la gamba e incomincia a fare col piede così. Dico, per favore, può fermare il piede? Puoi fermare il piede? Assisti, scusa. Cambiamo piede. Poi comincia a fare. Dico, vuoi stare ferma? No, è che è una situazione, dico, lo so, è una situazione, se ti vuoi tirare indietro, no. Bene, come ti chiami? Era una giovane avvocatessa del foro di Modena, e si chiama Sara, è venuto da tutte le parti, quindi posso dirlo tranquillamente, questa cosa qua. Sara, allora, come, di dove sei? Io sono veneziana. Ah, come mai eserciti a Modena? Esercito a Modena perché... perché qui ho conosciuto mio marito e mi sono sposata, ho 2 figli. Ah, dico, bella sta cosa, riesci a unire la professione? E si stava pian piano sciogliendo. A un certo punto le dico, scusami, ma hai conosciuto tuo marito dove? A Venezia? No, sono venuta io a Modena e quindi ho conosciuto qui mio marito. E dico, scusa, ma qual è stato? Mi manca un passaggio, perché sei andata da Modena? Da Venezia a Modena, per quale motivo? Cioè, perché c'era una incompatibilità. Con chi o con che cosa? E con il Tribunale di Venezia. Hai una incompatibilità con il Tribunale di Venezia? Che vuol dire questa cosa?
non potevo esercitare lì. Perché? Perché mio padre è un magistrato e quindi ho dovuto lasciare tutto. Ah, e mentre faceva questo con... gesto tipico, mettere i capelli dietro le orecchie, non una, 10 volte, poi come se sniffasse, e non era il suo caso, poi si era fermata con le gambe e continuava con questo. E allora dico, ma dimmi una cosa, ma è stato un passo che hai fatto? No, non l'ho fatto di mia volontà, d'altro canto non potevo fare diversamente, io voglio fare l'avvocato e non potevo fare diversamente. E cominciava a incazzarsi quasi con me, che non potevo fare diversamente, capisci? Dico sì, come no, certo che capisco. Ma dimmi una cosa, i rapporti con tuo padre, no, senti, non ne parliamo proprio di questi rapporti con... No, ma io voglio sapere, no, dico, senti, mi hai rotto i coglioni, dico, senti, io sono tuo padre, mi vuoi dire, no, lascia perdere, no, dimmi, allora, ma vaffanculo, tu, il tribunale, la tua professione di merda, no, tutti quanti esterrefatti. Si sono tutti alzati, sono andati, succede una cosa bellissima, l'hanno tutti abbracciato e tutto il resto. Che cosa c'è ora? Io l'ho sentita varie volte, Sara, sono andato anche alla Camera Penale di Modena a tenere dei corsi e ha detto quanto mi ci voleva, quanto è cambiato il mio approccio alla sfera lavorativa, processuale, dopo che mi sono svuotato in questa maniera. Fare questa cosa, e Stanislavski e Strasberg, per poter fare questa cosa ho subito quel trattamento decine di volte. In poche parole, il meccanismo è questo, e spero, Paola, di rispondere parzialmente alla tua domanda. Pensate a questo, cari ragazzi, pensate a questa cosa qua. Sto facendo i bignami del metodo Stanislavski. L'attore è un recipiente. Questo è un attore. È una bottiglia. Io poi ho coniato un nuovo termine che mi piace molto, l'avvocatore. È una cosa che sembra una brutta, ma non è così. L'avvocatore, eccolo qua. È un recipiente, più è una bottiglia. Io capisco che ogni volta che, siccome sono negato a disegnare, sembra più una cosa per le analisi delle urine, ma va bene lo stesso, prendetela per buona. Noi siamo dei contenitori, fuori abbiamo P, abbiamo il personaggio deve essere introiettato qui dentro, quindi quando parliamo di immedesimazione siamo molto attenti, perché non è assolutamente vero che l'attore entra in un personaggio per immedesimarsi, è il personaggio che entra nell'attore, quindi il compito di una buona scuola qual è? Quello di preparare psicofisicamente l'allievo attore a ricevere un trauma. Il trauma qual è? Parlare con la voce, con il corpo, con i sentimenti, con l'anima di un'altra entità esterna, che è il personaggio. Questa è la ragione per la quale Robert De Niro ingrassa di 20 kg per fare Jack LaMotta, Toro Scatenato. Questa è la ragione per cui Dustin Hoffman fa Rain Man, il malato di autismo, va 6 mesi a studiare in un istituto di autistici, fa il film, vince l'Oscar, nonostante la presenza di Valeria Golino, vince l'Oscar e ce la fa, e dopodiché 6 mesi dopo che fa sua moglie, intervista la moglie, questo continuava a fare in casa le stesse cose, apriva gli sportelli della cucina come faceva nel film. Per quale motivo, che cosa c'è dietro alla scelta di Sophie Meryl Streep, che per interpretare la profuga polacca nei campi di concentramento impara il polacco per poter parlare l'americano con accento polacco? Che c'è dietro questo perfezionismo? C'è una cosa, non sembrare ma essere. Questo è il concetto base. E voi, cari amici avvocati, che cavolo fate? Voi siete, avete in vantaggio su di noi una cosa, voi dovete interpretare sempre un ruolo. Voi siete l'avvocato. L'avvocato, e in questo momento diventa attore. Che fa? Indossa una toga, bene, indossa una pazienza, bene,
usa la voce in un certo modo, benissimo, e voi dovete sempre interpretare il ruolo sacro, sacro del difensore. Ed è sempre quello che dovete fare, ma non lo potete fare soltanto. Quindi non potete farlo, vuol dire saper usare bene gli strumenti tecnici che tutti quanti voi avete imparato dai vostri professori di procedura penale e quant'altro, ma dovete imparare ad esserlo, quello è la base. E la differenza che passa fra il fare una professione ed essere quella cosa lì. Molto spesso mi chiedono, ma attori si nasce? Aneddoto. 1978, io mi trovavo al Teatro della Pergola, facevo l'attore da un anno professionalmente, vado nel Teatro della Pergola dove c'era una lezione di Edoardo, ho sentito due notti, perché Edoardo faceva lezioni solo di notte perché aveva gli occhiali scuri, c'erano i neon accesi, non ci vedeva neanche più, era nella scuola di Gasman, che sarebbe aperta poi nel 78-79 mi pare. Arrivo lì, Edoardo, con tutti questi occhiali, disse una frase che sul momento a me, stupido giovane, suonò male. Disse, attore si nasce, è una questione cromosomica. Se manca quel quid di indefinito, non ci sta niente a fare. Che c'è dietro questa cosa che allora mi sembrò un po' troppo dogmatica, invece poi col tempo mi sono reso conto che ero un cretino io. Attori si nasce, è una faccenda cromosomica, cioè in poche parole abbiamo una teoria della immanenza per poter essere attori. Poi ci sono quelli che lo fanno e magari sono anche più noti e più pagati di quelli che lo sono, ma lo fanno e nulla vieta che lo possano fare, sono talmente tanto ben dotati di tecnica vocale e quant'altro che il resto riescono bene o male a muoversi come la situazione in quel momento richiede. Ma l'avvocato, e qui cito il grande Ettore Randazzo, Ettore era della stessa idea di Edoardo, avvocati si nasce, però abbiamo delle possibilità di miglioramento, questo sì, che non derivano soltanto dalla esperienza, ma derivano anche e soprattutto da una serie di esercizi mediati e rubati dal mondo dello spettacolo che a noi in quel momento fanno comodo. In poche parole, noi siamo questa bottiglia con questa particolarità. Qui abbiamo una sorta di, come dire, di valvola di scarico. Io se faccio il pozzo, dovete tenere presente che se voglio far entrare P qua dentro, P si scontra con A di attore e A di avvocato. Voi dovete interpretare il ruolo dell'avvocato, ma P in questo contenitore, insieme ad A, avvocato, attore o all'avvocatore, c'è una legge fisica, l'incompenetrabilità dei corpi, non c'è spazio per tutti. Dobbiamo cercare di creare un vuoto prima, per poter fare entrare P qui dentro. Quindi, attraverso il meccanismo del pozzo, che genericamente possiamo anche chiamare outing, noi ci fermiamo qui e aspettiamo in stand-by. Aspettiamo qui e facciamo parlare P. In poche parole, al pubblico non gliene frega un cacchio di niente di Emanuele, loro vogliono vedere Otello, non gliene frega niente di Paola perché vogliono vedere Desdemona di Paolo, non gliene frega niente. Quindi che significa questo? Che dobbiamo cercare in un qualche modo di mettere parcheggiato a fuori, magari non del tutto, magari un buon 20%, ancora dentro in un 70-80% di immedesimazione e far funzionare questo meccanismo qui. Dobbiamo entrare nell'ordine di idee e convincerci che in quel momento noi rappresentiamo il difensore, che non è Mario, Giorgio, è il difensore. E per fare entrare dentro di noi questo concetto sacro è fondamentale un training di carattere teatrale. Non so se sono arrivato a spiegarvi, a delucidarvi in quantomeno quello che io intendo sulla funzione della difesa, sulla funzione dell'avvocato. Mi rendo poi perfettamente conto, parlando con numerosi amici magistrati, come loro vedono voi da quest'altra parte, perché un conto siamo noi lì, ok,
Ma ho parlato, io quando oggi ti parlavo di questa, della presidente del tribunale di Marsala, la cito spesso perché è una donna di illuminata intelligenza, tanto è vero che dovrò andare anche a Marsala a fare un corso per, sarebbe la prima volta che sono chiamato per fare un corso per i magistrati. Impensabile. Lei è stata una che è andata oltre. Quando ho fatto il corso per gli avvocati a Trapani, lei con altri due magistrati sono venuti al corso insieme a tutti gli avvocati e guarda caso erano tre donne magistrato, perché hanno una marcia in più. Si sono proprio buttate e hanno detto: no, scusate, avvocati, niente dottore, niente, io mi chiamo così, io mi chiamo colà. Diamoci del tu, quando poi andiamo in udienza è un altro paio di mani. Io sono rimasto a bocca aperta. E la mia cara amica mi ha detto proprio quello che noi vediamo da lì su, quando siamo, o sia che siamo monocratici, o siamo in corte, o quello che sia, vediamo quello che succede giù. Vediamo quello che succede su questo palcoscenico. Io avevo pensato, poi non lo faccio, ma due parole le spendo. Ma che cosa vede il magistrato? Deve vedere un piede che si muove? Deve vedere, deve ascoltare una voce che passa da qua a qua a qua e non ottieni il risultato che vuoi perché fai, io la chiamo sindrome da Valentino Rossi. No, dobbiamo saperlo usare, già sono dei microfoni del cavolo. E dobbiamo saperli usare bene quando parliamo. Ancora, che cosa vede un magistrato? Quali sono le cose che immediatamente dovete far apparire e le cose che dovete far nascondere? Se siamo in udienza, avete una penna in mano, bene, ma la sappiamo usare una penna? Una penna può essere una cosa a nostro vantaggio, ma può essere una cosa allucinante per come viene usata. Quante volte ho visto, perché bazzico attraverso le vostre aule, ho visto cose che voi umani, non, come direbbe Rutger Hauer, il porlabonale di Rutger Hauer, in Blade Runner, non potete parlare e fare così. Dici, ma che cosa sto facendo? L'importante è che... No, questo denuncia un qualcosa di molto negativo. Cioè stai puntualizzando dicendo io ho ragione, tu pezzo di merda, hai torto. E io sono più in gamba di te che ti devo convincere. Una penna usata così è sbagliata. Meno che meno una penna usata così. Certo, o altre, anche questo, o addirittura due dita, no, le corna no, no, le corna no, quello no, quello non credo lì alla pressione di Augusto, ma il dito fatto in questa maniera, la penna usata così, oppure i pugni, ragazzi, ma vi siete visti, scusate, voi siete meravigliosi, stupendi, ma non potete parlare a un microfono avendo questa postura. I pugni sul tavolo, mai. Questo è il macellaio che sta sotto casa mia. Che facciamo? Il filetto lo tagliamo? Tagliamo così? E appoggia i pugni così? No, basta semplicemente questo movimento. Usare i polpastrelli e appoggiare i polpastrelli. Che faccio? Da così a così. Cambia un mondo. Ancora. Che cosa accade qui sopra? Io faccio la simulazione di una ringa e faccio portare agli avvocati, oltre che la toga, faccio portare anche degli oggetti, faccio portare il codice, faccio portare un fascicolo. Il magistrato dall'altra parte che cosa vuole vedere? Questo sempre nella mia intenzione di avvocato di rendere la cosa ricca, interessante, perché quello... il pallino che dobbiamo avere sia come avvocati sia come attori, altrimenti il pubblico si alza e se ne va. Dobbiamo rendere la cosa interessante. E allora che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo sistemare le cose qua sopra? Ordine, il codice,
a destra o a sinistra, ma non così o così dritto. Il fascicolo dritto si apre, vi chiede un documento. Il giudice in quel momento vi chiede un, la lista testimoni. Va bene? Avvocato, in questo momento non ho la lista testimoni. Mi può dare, come disse il mio amico, il grande Ettore Randazzo, che porto sempre nel cuore, abbiamo scritto un testo insieme, abbiamo vinto il premio dell'Avvocatura Veneziana e lo difendono pure. Che cosa diceva il mio amico Ettore Randazzo? Dice, quel documento, la lista testimoni, te la sta chiedendo in quel momento il giudice, si deve materializzare nel giro di 3 secondi nelle tue mani. Non puoi permetterti di aprire un fascicolo, cercare, fare questo rumore, perché inevitabilmente questo rumore rompe le palle, dà fastidio, innervosisce, anche se c'è tutta la più buona predisposizione. Scusa, questi rumori, no, deve essere asettico. In questa maniera, ma sono soltanto pochissimi accorgimenti, cari ragazzi, di quello che è il frutto dell'osservazione, non dalla vostra parte, ma da parte di magistrati con i quali ho speso ore e ore e ore del mio tempo a cercare di capire umilmente qual è la prospettiva. Perché noi la vediamo sempre di lì, ma da qui c'è un'altra prospettiva. E allora bisogna conoscere che cosa vuole vedere quello lì dall'altra parte. Allora, cito ancora per un attimo Ettore Randazzo e concludo la mia prima parte dicendo, ci siamo, sì, un vecchio proverbio siciliano dice, e io l'ho preso a base di tutto quello che cerco di trasmettere umilmente nelle mie lezioni di comunicazione della persuasione, u fatto e nenti e come lo conti. Il fatto è niente, ma è come lo racconti. C'è una provocazione ovviamente dietro questa frase, perché il fatto non è che è niente, ovviamente, però si può tranquillamente poter affermare che noi possiamo permetterci anche di fare un regalo brutto, ma se lo sappiamo incartare in una bella confezione, e beh, avremmo pur sempre detto. Infatti con Ettore dice, tu puoi prendere, lui lo diceva con cadenza un po' siciliana, puoi prendere anche un pezzo di merda. La metti qua dentro, poi la infiocchetti, poi apri, che bel pezzo di merda. Cioè che cosa c'è dietro questa volgarità, dietro questa cosa? C'è una profonda realtà. Dobbiamo saper presentare le cose nel migliore dei modi. Signori, grazie a tutti quanti. Grazie a te. In questa immagine si vede le signore che stanno seguendo in prima fila, diciamo, in questo caso sono in galleria, ma guardano bene l'imputato. Voi pensate che la cosa aveva talmente irritato ben pensanti come Carducci che pubblicò questa poesia che voi ora vi dico, che ora vi leggo, scusate. Voi sgretolate, o belle, i pasticcini tra il palco e la galera ed intente a fornir di cittadini la nuova italica era. Studiate e gli occhi mobili d'anguizzi di feroce ideale, gli abbracciamenti dei cavallerizzi tra i colpi di pugnale e palpate con gli occhi abbracciatori le schiene di toraci mentre rei gerghi tra sudici odori testimonial i suoi baci. Cioè, sotto la scritta si vede quello che probabilmente è un cameriere. E vedete che sotto la scritta che c'è in alto, in quel marmo bianco, sotto c'è la figura di un cameriere che sta evidentemente portato pasticcini. Questo per dirvi che quello era il teatro, nel senso, mentre ora ce lo portano a casa, allora bisognava andare a teatro, come a teatro, a vedere questo spettacolo. E gli avvocati, i bravi avvocati, erano famosi, come oggi diremmo, dei cantanti importanti. Ma il processo è anche uno spettacolo teatrale. Vi ricordate che abbiamo visto quelle signore che andavano a guardare
lo spettacolo del processo mangiando pasticcini, eccetera, come se fossero in un locale. Bene, ci sono delle immagini, come potete vedere, nella 34-35, in cui il processo è vissuto come se fosse uno spettacolo.